quello che non si immaginava, eppure senza nessun tipo di finzione. La mostra Distanze del fotografo emiliano Luca Gilli, che Matteo Bergamini ha curato al Museo Diocesano Carlo Maria Martini di Milano, è un'ottima palestra per mettere in discussione pregiudizi e categorie rigide. Le sue immagini, apparentemente astratte, sono un interessante modo di pensare e utilizzare lo stesso strumento fotografico. La mia fotografia è una fotografia che lavora molto sul bianco, dialoga molto con la pittura, ma è una fotografia fotografia, nel senso che nelle opere che si vedono non c'è niente di diverso da quello che io ho visto quando ho fatto la foto. Quello che vede lo spettatore però è più un processo di stratificazione della percezione, nato dallo stesso approccio stratificato dell'artista. Innanzitutto i soggetti sono cantieri per lo più in corso, entro in questi ambienti e approccio lentamente l'ambiente, mi devo immergere completamente nell'ambiente che mi circonda e lentamente cerco di estrarre dei particolari di questa un po' visione sospesa. Sul rapporto tra fotografia, pittura e pratiche ha ragionato ovviamente il curatore Matteo Bergamini, che ha dato uno stile a tutta l'esposizione. Ho intitolato questa mostra Distanze come fatta di stanze, perché Gilli appunto fotografa degli interni che sono ancora dei cantieri, sono dei work in progress, degli spazi che diverranno degli spazi di uso comune, degli uffici, eccetera. E distanze proprio perché Gilli sembra prendere tramite questa selezione una serie di allontanamenti da quella che è la composizione dell'architettura. Le architetture sembrano scomparire, il fardello del mondo si stempera nella luce imposta dallo sguardo del fotografo. Questo sottrarre la gravità, questo donare leggerezza, toglie gli oggetti dalla loro consuetudine, li fa assumere un'aura diversa e quindi si va al di là dell'apparenza e della fattualità del soggetto per aprire alla trascendenza, per aprire a quello che noi siamo realmente, noi siamo delle entità che trascendono. E se si parla di trascendenza, è impossibile non notare che questa parola viene pronunciata all'interno di un museo fortemente connotato in senso religioso. Siamo al Museo Diocesano e queste fotografie assumono, secondo me, un aspetto molto mistico, molto spirituale. La mostra, realizzata in collaborazione con Paola Sosio Contemporary Art di Milano, resta aperta al pubblico fino all'8 aprile.